Ciao amici di YouTube, bentornati in un nuovo video a tema Genshin Impact. Dopo un po' di settimane senza contenuti, ma è stata una prima parte di 3.7 un po' vuota, non tanti hanno pullato né per io e mia, né ovviamente per la nostra Yae, ma perché ovviamente arrivavano a Lightham e Kazuha, e che fai, non pulli per Lightham e Kazuha? Sì, dopo aver fatto Kazuha C6 l'anno scorso, oggi si punta a fare Lightham C4. È C2, ho il primo garantito, il secondo va cercato. E niente, qui in questo video avrete le mie pull. Non so se dividerò poi le pull degli altri in un secondo video. Vedremo un po' dalla lunghezza delle mie, magari mi escono due in una multi e abbiamo finito. Saremo a vedere, comunque vi auguro buona visione e buon divertimento. PT33, abbiamo il garantito, andiamo a PT43 e vediamo in quanto ci portiamo a casa la C3 di mio marito. 4 stelle, ok. L'ho detto, se me ne deve dare qualcuno che scelgo io, sapete quali sono. Ve li ho detti prima, quindi io ovviamente mi sono rimessa al velo, ci tengo a dirlo perché ci siamo sposati, io e Lightham, per chi non lo sapesse c'è il video sempre su YouTube per andare a recuperarlo. E appunto, queste sono una sorta di ripromesse matrimoniali, ci siamo sposati più o meno 6 mesi fa. Facciamo appunto, ok, sacrificial, fra qualche giorno, 6 mesi, quindi alla luce di questo matrimonio appunto eccoci qua. 43, andiamo a 53. 4 stelle, i primi 6 mesi, esatto, abbiamo fatto i primi 6 mesi insieme, sono andati bene, è uno dei miei personaggi più forti, uno di quelli che mi piace di più utilizzare, quindi sono molto contenta, motivo per il quale, nonostante sia tornato così velocemente, ho deciso di farlo costellato ulteriormente, perché mi piace tanto, cioè al di là del smash di qua e di là che è fichissimo e su quello cioè, non c'è niente da dire, è anche un personaggio secondo me che vale tanto, quindi sono proprio contenta. Vediamo il 4 stelle del banner, Eizu, abbiamo fatto C6 a suo tempo quando ho fatto Kazuha, C6, sono usciti anche un po' di Eizu insieme, bene, e andiamo a 63, per ora sono tranquilla perché si fa per il garantito, quindi anche se arriviamo a Piti, buona, l'ansia è dopo. Per quanto riguarda i 4 stelle, vi ho detto, per quanto riguarda i 5, se devo perdere il 50 e 50, perché può succedere ovviamente, mi piacerebbe tantissimo, ma proprio tantissimo, la C1 di Tignari, perché la C1 di Tignari è molto forte. Insieme alla C1 di Tignari mi piacerebbe un botto anche la C2 di Jin, che vi dico da tempo, yao yao, ok? O se no anche Cici, che ho C5, a sto punto facciamo la C6. Cioè sono arrivata talmente a un livello di esaurimento che pure personaggi del genere C6 li farei, quindi... Ok, andiamo a 73, poi facciamo singoletta e poi multi per il 5 stelle. Quindi, se me ne dai due insieme di Lightham, sono molto contenta. Gioco, così almeno ci teniamo tutto per Fontaine, perché so già che nella prossima patch non vado a pullare nient'altro. Perché non ci sono personaggi nuovi e per quanto riguarda appunto i 5 stelle che potrebbero potenzialmente tornare, ci siamo fatti un po' di idee, non c'è nessuno che mi piace in particolare, quindi bene, Favonius Lance, che fa sempre comodo, i refine sono importanti, anche perché tanto averne una sola ormai non mi basta, ce l'hanno troppi personaggi, singoletta per il 74, magari esce in singola, no? Ok, ragazzi è il momento! È il momento, adesso va chiamato il doppio. Adesso va chiamato il doppio, raga. Chiamiamolo doppio. O se non deve essere doppio, chiamate lui e un qualsiasi altro personaggio, letteralmente qualsiasi, così che almeno abbiamo di nuovo garantito. Andiamo. Andiamo. Portiamo a casa di nuovo il marito. 5 stelle. Che bello quando si sa che è garantito. Ok, 75... Quindi la scommessa ha vinto il no. 76, 77, eccolo, 78, 78. C3. C3. Bello, bello, sempre bello da vedere. Sempre bello quel braccino da vedere. Bello, 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 bello. Bello, è venuto al momento giusto, proprio. Quindi allora. Allora, PT7. A meno si va in pari, perché mi piace di più. PT8. Con i 4 stelle è stato abbastanza tirchietto, nel senso, cioè mi ha dato quelli del banner. PT9. E adesso tiriamo il decimo.
e PT10. A meno siamo lisci, lineari e si va di multi. Allora, disattivo gli alert. Eccoci qua. Just menu e si va. Siamo a PT10, andiamo a PT20. 4 stelle. Vediamo se magari c'è uno di quelli che vorrei. Ok, Shalinga inizio multi, vuol dire magari ce n'è un altro. Ok, Eisu subito dopo. Va bene, doppia singola. Questa multi mi è costata 8 invece che 10. Va bene, va bene. Alla fine i banner in cui ho tutti costellati, da una parte mi scoccia perché mi piace costellare, però allo stesso tempo so che tutte le volte che vedo un personaggio sono delle pull garantite. E nell'ottica appunto di spendere il meno possibile per Fontaine, la cosa mi rende felice. PT20, andiamo a PT30. 4 stelle. Ok. Yao yao. Inizio multi, vediamo se ce ne abbiamo un altro. Ok, ok. Un altro 4 stellino. Ok. Altri 2 star glitter che non si buttano. E abbiamo un altro 4 stelle garantito nella prossima multi. Bene. Allora, no, secondo me non esce. E vi dico, secondo me non esce a PT basso e non vinco nemmeno 50 e 50. Perché il gioco con me è offeso. Perché non ho pullato né io e mia né Yae. E il gioco ormai, secondo me, da me si aspetta tipo una tassa. Cioè, tu al mese mi devi fare un tot di pull ormai. Sono abituata a questo ritmo. E io, frat, non posso sempre. Quindi, secondo me il gioco è un po' offeso. Allora, dai, andiamo. PT40. Andiamo. Secondo me il gioco ragiona così. Mi fa, dai, non mi hai tirato sulla sci1 di io e mia. Io te la davo, la sci1 di io e mia, nella prima multi con 3 chirare. Hai scelto di no. Ora patisci. Ok, Eisu, molto bene. Ah, ho qualche singoletta nel permanente, ma le singolette nel permanente me le tengo per la patch prossima. Che c'è magari la possibilità che mi esca Kirara. Quindi le singolette permanente le volo nella 3.8. Così un po'. En passant. PT50. Ok. Stringless, molto bene. Anche questi, io ne ho tantissimi, ma con tutti i personaggi che sono usciti in Elemental Mastery, che si buildano con Elemental Mastery, veramente è un altro arco che secondo me già valeva tanto, ma ora con tutti i personaggi che ci sono, che richiedono appunto Elemental Mastery, è fondamentale. Non si spiega se no. Ok, bene, multi delle armi tra l'altro, vediamo se la 60 è quella buona e magari ci risparmiamo qualche multi se si perde il 50 e 50, no. Ma io ve l'ho detto, io me lo sento così. Se lo vinco, bene. Almeno ho fatto due piti, buona. Se lo perdo un po' così, però vabbè, ci sta. Non ho pullato tanto. Sono anche contenta di vedere uscire cose. Sono anche contenta. Però vorrei un 4 stelle di quelli che non ho costellato. Uno. Mi sono usciti soltanto 4 stelle del banner a questo giro. È strana questa cosa. Un altro Stringless. Oggi li ho chiamati. Bene, doppio 4 stelle. Molto bene. Ok. Allora, tiro un'altra multi che è quella per il 70, poi facciamo un attimo pausa e poi facciamo le singolette e la multi, quindi almeno non esca qua per andare a PT70, vediamo, ok no, quindi aspettiamo, vediamo qua chi mi dà dei 3 e perché proprio mi sento Eisu, vediamo, la prossima, no, quella dopo, yes, yao yao invece, la Betta si starà strappando i capelli. Mi dispiace, questo faceva male. Questo faceva male. 71. 71. Settantadue. Settantatré. Siamo quasi al momento. 74. Ok.
Su, andiamo. Ok. Ok. 75. 76. Bello. 77. 78. Ma perché quelli ho già ci sei? Ce ne sono altri. Ce ne sono altri. Dammi quelli che non c'ho già ci sei. Tiriamo queste tre singole e poi le multine. Dai, vediamo come va. Secondo me magari non ci fa patire tantissimo. Ok, 4 stelle in singola. Va bene. PT8, un'altra pull. Bene. PT9. Poi tiriamo il 10 e poi si va di multine. Bravi, anche voi su TikTok, raghi, chiamatemelo presto, eh. Invochiamolo tutti insieme, Onerli. PT10. Abbiamo fatto tre singoline e poi via. Andiamo. 10. Ecco, abbiamo tre multi precise. PT20. Garantito, portiamo a casa. 4 stelle. Speriamo ci siano 4 stelle, almeno un paio. Così almeno ci teniamo appunto per poter fare magari le ultime singole per arrivare a lui 5 stelle proprio. Vediamo. Ok, yao yao, quindi 5, abbiamo una singola. Ok. PT30. Oh, precise tre multi, eh. Precise tre multi. Bellissimo. Il brivido delle tre multi. Poi si fanno, ci sono le tre con gli style glitter, quindi buona. Siamo messi abbastanza bene con le pull. Ci arrivavano giuste con queste. Ok. Bene. Peccato siano a fine multi, non ci può essere. O meglio, ci può essere, ma difficilmente il secondo, purtroppo. Ok. PT40. 4 stelle. L'altro mi ha fatto il caramentino. Ora poi, raga, famo un sondaggio dopo. Bene, Iso, inizio multi. Dai, dammi un altro 4 stelle. Dammi un altro 4 stelle. Dammene un altro. Dammene un altro. Dai. 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 Nada. Ok. Noi siamo tranquilli perché abbiamo comunque il reportino di qua. Facciamo 10 a volta, perché così almeno evitiamo di usarne più del dovuto. 50. Siamo quasi, eh. Si fanno altre due multi, un po' di singole e ci arriviamo. Ok, Wizit, inizio multi. Qui dai, il secondo ci deve essere. Un altro su 9. Anche in fondo, anche all'ultima, però dai. Bene. Molto bene. Ok. 60. Ok. Doppio 4. Io sono qui più a sperare che mi escano i doppi 4 stelle. Che il 5 stelle di per sé, vi giuro. Io più a sperare il doppio 4 stelle. Ok. Va bene, però io non lo so. Ho trovato soltanto yao yao, letteralmente. C'era la nostra Bettina, le voleva, gliele ho prese tutte io. Ok, ci siamo quasi. Ci siamo quasi. 70. Se me ne dà altri due di 4 stelle, forse ci arriviamo di singole. Per la tua ossessione di style glitter, letteralmente.
Bene, allora abbiamo queste, che sono 6. Allora, io tirerei 4, le nostre solite 4. Se mi esce un 4 stelle in queste 4, vado di singole fino alla 77, se no converto una multilista al glitter solita e tiriamo la multi e fine. Verdi, lu, verdi, luci verdi, doppio al. Va bene, dai, vediamo, vediamo, magari. Ok, non mi è uscito il 4 stelle. Allora facciamo la multi proprio. Siamo a 74. Mi prendo le restanti 8 dagli Style Glitter, che tanto questi me li rifaccio tranquillamente, non c'è nessun problema. Dai, la multidendro, la Itam e Tignari. Così. Dio nulla. Dio nulla. Dio nulla. È uscito per primo.